Un brutto Bari perde 1-0 ad Avellino e si vede bocciato all'esame di maturità. Nel pomeriggio del partenio Lombardi in coda una partita molto nervosa ed esteticamente brutta e la zuccata di Fella al minuto 83 a far festeggiare i padroni di casa. Le formazioni. Braia conferma il classico 3-5-2 e spedisce in panchina Miceli. In difesa c'è Dossena. In attacco Bernardotto si fa preferire a Fella accanto a Maniero, uno dei 5 ex della gara con frattali di Cesare Perrotta e Derisio. Bari a specchio, Rolando e Maras in fascia, Cianci affianca Antenucci in attacco. Bianco va a K.O riscaldamento. Dentro Lollo. Partita bloccata in avvio. Complice anche la posta in palio. Primo tentativo dei padroni di casa con Bernardotto che si libera sui 25 metri e calcia. Pallone sul fondo. Avellino pericoloso, soprattutto sui palloni sporcati dai suoi attaccanti. Carriero prende le misure dai 30 metri. Conclusione alta. Nella pochezza di emozioni del primo tempo ci prova Derisio per il Bari dal limite dell'area. Riceve da Marras e calcia. Parata agevole per forte. Si va a riposo sullo 0-0. La prima mossa dalla panchina è di Braia con fella per Bernardotto. Mentre la partita sembra sottolineale, scorrere verso lo 0 a 0 Lavellino passa, Fella brucia la difesa del Bari su corner di Tito, stacco vincente, Frattali battuto e 1 a 0 e festa al partenio Lombardi nei 5 minuti di recupero il Bari ci prova solo con la forza della disperazione ne viene fuori solo un destro di Di Cesare ribattuto in calcio d'angolo 1 a 0 al fischio finale, festeggia Lavellino che ipoteca il secondo posto e vola a più 7 sui biancorossi di Carrera a tre giornate dal termine a Antenucci e compagni non resta che concentrarsi sui playoff e provare a difendere Prendere la terza piazza obiettivo minimo stagionale.